il braco ungherese a pelo corto, braco italiano bianco e arancio, cane da ferma tedesco a pelo corto, cane da ferma tedesco a pelo duro, braco ungherese a pelo duro, weimaraner a pelo corto, spinone italiano bianco e arancio, pointer inglese, setter gordon, setter irlandese rosso, setter inglese. Settimo raggruppamento, cani per la caccia alla selvaggina da penna, abbiamo razze originarie di varie nazioni europee. Quando parliamo di cani da ferma parliamo di cani caratterizzati da un'estrema dolcezza e collaborativismo con il proprietario. Infatti da centinaia d'anni lavorano a stretto contatto col proprietario donandogli la preda. Questo fa sì che siano degli ottimi compagni. Spesso capita nei canili di trovare cani di queste razze anche in età adulta, vi posso assicurare, e ve lo dico da tecnico del settore, che sono ottimi compagni anche se li troviamo in età adulta. Abbiamo i 5 preselezionati, cane da ferma tedesco. Cane da ferma tedesco, conosciuto anche come Kurzar, nome originario Deutscher Kurzar. Diciamo che le razze tedesche tra quelle del settimo raggruppamento sono quelle che hanno maggiore attitudine a svolgere più compiti, infatti sono anche degli ottimi guardiani e degli ottimi difensori. Razza ungherese molto rara è quella del bracco a pelo duro che vediamo qui a Reggio Emilia oggi. Pensate che questo colore gli è valso il nome di cane d'oro dei magiari. Infatti il nome originario è Magyar Drozdor Vizsla. Razza tedesca originaria della città di Weimar è il bracco di Weimar. Geneticamente abbiamo a che fare con lo stesso soggetto di prima, ma con il colore dato da una doppia diluizione, che fa sì che abbiamo questo grigio. Questo grigio così argenteo che ha fatto sì che gli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, quando videro correre questi cani nelle nebbie della Germania, li chiamarono i fantasmi grigi, i Grey Ghost. Razza ricca di storia, molto affascinante, quella del Setter Gordon. Prende il nome dal clan del Duca di Gordon, nobiluomo scozzese che ha selezionato Setter con questa caratteristica colorazione nero focata. È il più robusto delle razze Setter. Una volta veniva anche utilizzato per accompagnare chi si muoveva in carrozzina grazie alla sua forza fisica. Arriviamo in Italia con lo spinone italiano nella colorazione bianco-arancio, razza originaria della pianura padana, trova la sua origine nell'impiego in terreni che vengono definiti sporchi, dove abbiamo rovi piuttosto che paludi e acquitrini. Ottimo compagno, oltre che ottimo cacciatore, è lo spinone italiano.
mentre il nostro giudice detta i vincitori di questo raggruppamento, invito a presentarsi qui al centro del ring il bracco italiano vincitore del titolo di migliore di razza per l'esposizione internazionale canina di Reggio Emilia, poiché a questo, al migliore di razza. Buono, 2-3 prova, ce l'abbiamo fatta. È stato quindi consegnato il trofeo al migliore di razza. Bracco italiano offerto dal gruppo cinofilo reggiano per ricordare un membro di questo gruppo cinofilo. È stato quindi consegnato il trofeo Cesare Martignoni, come dicevo prima, offerto dal gruppo cinofilo reggiano. Scusate, abbiamo avuto un inconveniente tecnico di batteria del microfono. Siamo quindi pronti per chiamare sul terzo gradino del podio il Setter Gordon. Secondo posto per il Corsa. Rappresenterà i cani da ferma il Weimaraner. Sempre presente. Signore e signori, siamo pronti per l'ottavo raggruppamento. Un grande applauso per il giudice dei cani da riporto da cerca da acqua dall'Italia, Pierluigi Buratti. Posso definirti resident judge, perché è reggiano, per cui...